Enrico evitò il colpo di spada, spronò il cavallo, investì l'avversario con la scusa e lo costrinse a piegarsi di lato. L'esagerata inclinazione e il peso dello scudo, spada e armatura trascinarono il re nella polvere con un rumore di ferraglio. Adesso ti mostrerò di cosa è capace un buffone di Castiglia. Enrico amava e dominava il proprio cavallo dal manto di carbone. Lo comandava con le briglie e con le parole. Alza, gridò. Il cavallo si impennò e subito calò gli zoccoli delle zampe anteriori sull'uomo vestito di ferro che tentava di rialzarsi. Uno zoccolo sfondò il petto, l'altro colpì all'inguine. Il ferito riuscì a mettersi in ginocchio. Allungò la mano per prendere la spada. Enrico di Castiglia era sceso da cavallo e aspettava. Non voleva colpire il re disarmato. Lo guardò impugnare la spada, rialzarsi, restare in piedi, seppure dondolando come un ubriaco. Con la mano sinistra, a fatica, il re si tolse l'elmo che gettava la polvere, come lo descrivevano i cronisti, che era d'angioia, aveva i capelli e la barba castani, il naso aquilino, gli occhi chiari. Un rivolo di sangue gli colava dall'angolo sinistro della bocca. Bocca che socchiuse per un inaspettato sorriso, quasi fosse lui il vincitore del duello. Visse un attimo prima di lanciarsi contro Enrico. Serviteur stupide de Conradin. Non aggiunse altro perché la spada di Enrico, scostata la sua, gli entrò nella bocca e spense il sorriso, parole e vita. Superstiti cavalieri che avevano malamente difeso Carlo d'Angiò fuggirono verso le colline. Conradin e Galvano raggiunsero Enrico, scortati da 50 lombardi. Yusuf Ibn Ghazi era tra loro, felice della vittoria, Federico II del suo paradiso. Probabile che da morto avesse preferito il paradiso di Allah. Aveva protetto il nipote e regalato una facile vittoria al suo esercito. Enrico di Castiglia, in piedi accanto al cadavere dell'uomo appena ucciso, si rivolse a Corradino di Svevia. Sire, ecco l'usurpatore nella polvere.